Cari concittadini, avrei voluto fortemente la Domenica delle Palme accompagnare il mio saluto di augurio alla città con delle notizie positive per quanto riguarda questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Avrei voluto raccontare, cioè, che lo sforzo della cittadinanza si era tradotto in termini positivi rispetto al contagio. Bene, io gli auguri per la Domenica delle Palme ve lo rivolgo, un augurio che vuole essere un augurio di fiducia, di speranza nelle nostre forze, nella nostra capacità di ripresa, nella nostra possibilità di rialzarci e riprendere a correre. Questo saluto io lo faccio a ciascuno e ad ognuno di voi, ma parimenti a ciascuno e ognuno di voi. Non posso che seguitare, ahimè, mio malgrado, a indirizzare parole di rimostranza, di preoccupazione rispetto al dato della nostra città che in controtendenza rispetto a un contesto generale dove pare c'è un rallentamento del contagio, bene, i dati di San Severo purtroppo sono in controtendenza. Dalle altre parti c'è un rallentamento del contagio, invece da noi i numeri seguitano a crescere anche alla giornata odierna. E questo è preoccupante. Questo mi preoccupa perché la nostra città oramai è prossima, è lì lì alla zona rossa. E voglio dire a ciascuno di voi che non ha compreso qual è la difficoltà, il rischio che si vada in zona rossa, poi altro che chiedere allentamento, si andrebbe verso una direzione di ulteriore inasprimento delle misure. Ebbene, oggi la provincia di Foggia racconta 18 nuovi soggetti positivi, 5 decessi, persone che sono decedute, e i dati che riguardano la città di San Severo che continuano ad essere dati in crescita. Abbiamo oramai circa 200 persone in isolamento e dalle fonti ufficiose che abbiamo pare essere ormai travalicata la soglia delle 50 persone risultate positive al coronavirus. Sono numeri che ci raccontano una situazione in cui la città, o meglio una parte di essa, non ancora comprende il pericolo e il rischio in cui ci troviamo. Perché lo dico chiaramente, nel momento in cui si è in zona rossa, vi è un blocco totale di tutte le attività, tutte. Vi è ancora di più un peso enorme su quelle che sono le nostre categorie produttive, i nostri ceti produttivi. Allora io non so più quale termine utilizzare? Negli ultimi giorni, fotografie, tanti di voi sulla pagina, su Messenger, su WhatsApp, fotografie di persone che gironzolavano in città. Questi sono delle persone, non voglio dire parolacce, ma degli irresponsabili, perché rendono vano e inutile lo sforzo di chi sta a casa, rendono inutile lo sforzo di chi rispetta le regole. Ma ancor di più, siccome si sta traguardando questo bell'obiettivo della maglia nera e quindi della zona rossa, non capiscono che vanno ulteriormente a rendere difficoltosa la situazione sociale ed economica della città. E io di questo sono molto preoccupato. La mia preoccupazione è soprattutto questa, perché adesso viviamo un momento difficile, ma la possibilità che la difficoltà diventa in tragedia è un passo. Allora io da questo punto di vista resto letteralmente basito, resto letteralmente incazzato rispetto a chi non ha un minimo di intelligenza per comprendere questa cosa qua. E allora noi dobbiamo assolutamente scongiurare questo traguardo. E voglio dirvi, il nostro comune, seppur in provincia di Foggia, a livello di numeri assoluti, ci sono altri comuni che hanno numeri superiori a noi, ma trattasi di città anche più grandi di noi. Cioè il dato numerico, non me ne vogliano gli amici della città di Foggia, in assoluto della città di Foggia, è superiore a quello di San Severo, ma è anche vero
che Foggia è 3 volte San Severo e in proporzione il nostro dato sicuramente è peggiore di quello di Foggia. Perché noi siamo 53 e 1.000 abitanti, loro ne sono 150, Foggia ha più di 150.000 abitanti. Allora se facciamo le dovute proporzioni, vediamo che il dato di San Severo è peggiore a quello di Foggia. E se andassimo a fare le proporzioni, vedremmo che siamo il comune peggio messo in provincia di Foggia. E questa è una cosa che da sindaco della città, che si sta spendendo, che sta facendo tutto il possibile, stiamo per, diciamo, tutti i minuti, le ore della nostra giornata a pensare questa cosa qua. E purtroppo non si intravedono segnali positivi di ripresa, anzi, sono segnali molto negativi. E allora noi ci appropinguiamo adesso alla Settimana Santa. La fase della prevenzione è a questo punto terminata, perché anche le forze dell'ordine, con i mezzi che abbiamo a disposizione, che non ci consentono certo di presidiare ogni angolo di strada, ogni angolo della città, facciamo quello che possiamo fare stante quelle forze, il massimo che è possibile. Ma la fase della prevenzione oggi è finita. Adesso c'è la fase della sanzione. Lo voglio dire a chiari termini. Lo dico per primi agli anziani. Qualcuno dice, ma gli anziani non vanno sui social, non hanno internet. Bene, questi cari amici anziani avranno pure dei figli, avranno pure dei nipotini, avranno pure qualcuno che invece è più esperto all'utilizzo di questi mezzi. Bene, ai nipotini, agli anziani e ai figli di queste persone, io dico, comunicate che d'ora in poi, se verranno trovati seduti alla panchina, verranno sanzionati e la sanzione è di 400 euro. E se è reiterata, vi è la possibilità anche di successive maggiorazioni. Poi non accetto lamentele, piagnistei di chi dice guadagno 500 euro, come faccio a pagare 400 euro di sanzione? Saremo inflessibili. Questo lo voglio dire prima. Ecco perché dico a figli, nipotini, amici e parenti e cugini di avvisarli che non ci sarà nessun tipo di benevolenza rispetto a questo atteggiamento. La multa è di 400 euro. Ebbene, da domani chiunque verrà trovato senza valido motivo a gironzolare in città verrà multato. Verrà multato. Per poi non dire domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, dove so, perché le notizie arrivano, perché siamo una comunità ampia, ma non amplissima, e quindi le cose si vengono a sapere, di qualche cretino che si sta organizzando per la gita fuori porta del lunedì di Pasquetta. Bene, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta i varchi in entrata e in uscita della città di San Severo saranno presidiati e coloro i quali saranno avvistati nelle vicinanze di questi varchi verranno fermati e multati. Coloro i quali staranno a piedi 400 euro, quelli che sono alla guida di autoveicolo, credo che la sanzione sia qualcosa di più di 500 euro. E anche lì si sarà intransigenti. Quindi a coloro i quali si stanno organizzando, a coloro i quali dice che cazzo ce ne frega noi del sindaco, che ci importa, stima bone, siamo a sindaco, che dobbiamo fare? I bambini li dobbiamo far uscire, andare a pigliare l'aria, perché la Pasquetta. Bene, i varchi in entrata e in uscita della città saranno chiusi, saranno presidiati dalle forze dell'ordine. E mogli e di, come ci dice a San Svire, qualcuno di voi viene visto là, viene multato. Questo lo voglio dire per la massima chiarezza. Adesso inizia un'attività repressiva, perché noi ci siamo illusi nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, che spiegandovi la delicatezza del momento, ma voglio dire, si è bombardati ogni secondo su ogni emittente televisiva, ormai si parla soltanto di questa pandemia. Si era pensato che una fase di informazione, come quella che noi stiamo cercando di fare attraverso questo mezzo di comunicazione, accompagnata da un'attività di prevenzione condotta dal Comune e dalle forze dell'ordine, diciamo, si poteva iniziare a vedere qualche risultato positivo. Al contrario, risultati positivi non ne stiamo vedendo, anzi, siamo nella provincia di Foggia il comune messo peggio, se facciamo le dovute proporzioni, se facciamo
il conteggio della popolazione, facciamo il conteggio del fatto che non siamo ospedale Covid, prendiamo ad esame tutti i vari parametri. Bene, io dico che noi stiamo andando molto male. E mi dispiace questo, perché ho notizie e certezza che molti cittadini si sono chiusi in casa, molti di loro effettivamente con grande sacrificio hanno chiuso i negozi, hanno chiuso le loro attività, i bar, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, stanno chiusi in casa, le attività tutte ferme, e però a fronte di questo sforzo non c'è nessun risultato positivo. E allora i tempi del volemosi bene o della parola a convincere sono finiti. Adesso è iniziato il tempo della sanzione, è iniziato il tempo della repressione, e verranno applicate le sanzioni pecuniarie che sono previste. Come detto, per coloro i quali sono a piedi 400 euro, per coloro i quali sono alla guida dell'autovettura oltre 500 euro, e anche per coloro i quali li accompagnano in auto.